Siamo giunti al nostro quarto incontro del seminario di Vita Nuova nello Spirito Santo. Allora, come al solito, facciamo un breve excursus di quello che ci siamo detti. Ci siamo detti che nel primo incontro Dio ci chiama ovunque noi siamo, basta accorgerci della voce del Signore, ma Dio chiama tutti e ci chiama ad alzarci, a muoverci dalle nostre case, a venire a pregare insieme e ci chiama tante volte in tanti momenti della vita, l'abbiamo visto. E poi nel secondo incontro abbiamo visto come certe volte dentro di noi abbiamo questa forma di combattimento spirituale, come diceva San Paolo, tra il bene che voglio e il male che non voglio, no? Mi ritrovo a fare il male che poi non voglio. E però l'altro giorno abbiamo visto una bellissima testimonianza di Sant'Agostino, che ci ha accompagnato, i padri della Chiesa ci stanno accompagnando in questo percorso, e ci ha detto che Dio ti ama. Ti ama personalmente, questa seconda persona singolare ti ama personalmente. E questo è molto importante perché, l'abbiamo detto l'altro giorno, l'altro sabato, noi siamo persone, ci ha creato così il Signore, ci ha creato persone capaci di amare, ma che hanno bisogno di essere amati. E quando noi ci sentiamo veramente amati dal Signore, non ci manca più niente. E siamo veramente nella gioia vera, nella felicità. Ma ora veniamo all'incontro di oggi, che vedete è ancora un altro passaggio importantissimo di questo percorso. E il titolo che abbiamo usato in questo incontro è Dio ti salva. Ora, per capire cosa c'è dietro questa parola, proviamo insieme a dare un significato alla parola salvezza. Cos'è la salvezza? E per capire cos'è la salvezza, io sono andato sul vocabolario e ho visto che cosa dice il vocabolario sul termine salvezza. Cos'è la salvezza? E il vocabolario ovviamente non è una fonte spirituale, no? Però ci dà un termine, ci dà un significato e ci dice che salvezza vuol dire essere sottratti, uscire da una condizione di pericolo, scampare da qualcosa di pericoloso, scampare ad esempio dalla morte. Qualcosa che ci fa scampare da un pericolo o ci fa scampare dalla morte ci dona la salvezza, ci dà salvezza. Ecco, questo ce lo dice il vocabolario. Però se noi ci pensiamo un attimo, cos'è che diciamo ogni persona cerca di salvarsi in determinate condizioni, no? Quindi che cosa ci viene in mente quando pensa alla salvezza fisica, personale? Beh, penso ad esempio che ognuno di noi cerca di fare delle cose che non lo mettono in pericolo. Cioè, se io vedo che c'è un precipizio, non è che mi metto a camminare esattamente sul confine del precipizio, no? Perché magari un colpo di vento, una distrazione e cado di sotto, giusto? Quindi io metto in atto delle forme di autodifesa per evitare di incappare in un pericolo o addirittura di morire. Oppure, questo è quando cerco di fare qualcosa per salvare, no, la mia vita da un pericolo. Ma tante volte io mi trovo già nel pericolo, no? Per esempio sto nuotando, il mare si agita, io ho difficoltà a ritornare a riva e mi agito per essere salvato. Quindi ho bisogno che qualcuno mi salvi perché non ce la faccio più a tornare perché la corrente mi spinge al largo e quindi cerco qualcosa o qualcuno che mi possa salvare, altrimenti perderei la vita. Ora, noi abbiamo parlato fino adesso di vita umana, ma certe volte noi dovremmo pensare anche alla nostra vita spirituale. Noi abbiamo un corpo, ma abbiamo anche uno spirito, un'anima,
E allora certe volte, mentre se diciamo le forme di autodifesa per salvare il nostro corpo ci sono abbastanza chiare, no? Perché cerco di non mettermi in pericolo, cerco di attraversare la strada sulle strisce, no? Non in mezzo al traffico, eh? Ma le nostre forme di salvezza dell'anima ce le abbiamo altrettanto chiare? Perché in fondo salvare il nostro corpo fisico è qualcosa di importante, no? Perché in fondo il nostro corpo, l'abbiamo detto, è tempio di Spirito Santo, ma la nostra vita è comunque limitata, è un pezzettino, è un'inezia rispetto all'eternità. E se noi veramente crediamo che il nostro spirito, la nostra anima è eterna e può stare per l'eternità insieme al Signore, ma allora quanto è importante salvarci la vita spirituale? Quindi, diciamo, capiamo che quello di cui parleremo oggi è una cosa che veramente ci dovrebbe interessare fortemente, come fare a salvare la nostra vita spirituale, a salvarsi l'anima, sapendo che ci sono c'è qualcuno che agisce per non farci salvare l'anima. E secondo voi chi è? Allora, vabbè, è vero, il demonio ha l'interesse opposto, no? Fa di tutto perché noi non salviamo la nostra anima. Però ricordatevi che ci sono tre nemici che insidiano la nostra salvezza dell'anima. Il primo siamo proprio noi stessi. Non diamo la colpa sempre al demonio che spesso fa il lavoro suo, nel senso che lui... Ricordatevi che lui è uno sconfitto, Gesù l'ha sconfitto, quindi lui reagisce come una persona sconfitta, quindi è pieno di astio, no? Perché il Signore è risorto, è morto e l'ha sconfitto definitivamente. Però continua a insidiarci, continua, proprio perché è sconfitto e quindi deve in qualche modo cercare di reagire. Però il primo nemico della nostra salvezza siamo noi stessi, perché il Signore nella sua bontà e infinito amore ci ha dato la libertà, il libero arbitrio, il discernimento, magari tutti ce l'avessimo il discernimento, quindi ci ha dato questa libertà e nella libertà, diciamo, noi abbiamo in qualche modo, siamo stati macchiati da quella concupiscenza, da quel peccato originale che poi ci si è poi trasferito, no? Da Adamo fino a tutte le generazioni e ci ha reso così deboli, ci ha reso vulnerabili e poi ovviamente cadiamo nel peccato. Quindi noi stessi possiamo usare bene o male la libertà che nell'amore infinito il Signore ci ha dato. Quindi i primi che possono mettere a repentaglio la nostra salvezza siamo noi stessi, usando bene o male la nostra libertà. Poi c'è un altro nemico, prima ancora di quello del piano di sotto. Il secondo nemico è il mondo che ci circonda, il mondo fatto di giornali, televisioni, il mondo, provate a pensare, no? Tutti i miti, che poi sono più che miti, sono idoli, no? Tutte le trasmissioni televisive, provate a pensarci, no? Gente che canta, che gioca, che apre i pacchi, cioè tutta gente piena di illusioni. Non c'è mai una parola dedicata al Signore, a Gesù. E questo mondo che ci propina sempre le famiglie del Mulino Bianco piuttosto che tante altre cose che sono tutte votate alla felicità effimera, al consumo, no? Cioè il mondo è pieno di consumo, piacere, possesso, egoismo. Questo ci propina il mondo. Ed è tutto quello che invece il Signore ha detto di abbandonare per seguire Lui. Quindi il primo nemico siamo noi stessi, il secondo nemico è il mondo che ci propina
tutta una serie di modelli che invece di avvicinarci ci allontanano al Signore. E poi ovviamente c'è anche il demonio, che esiste, non è una favola, esiste, e anche lui vuole separarci da Dio, sapendo però che nulla può separarci da Dio se noi lo vogliamo, se noi vogliamo stare con Lui. Allora, affrontiamo questo tema facendoci aiutare, come vi ho detto, dall'aiuto dei padri della Chiesa. I padri della Chiesa ne abbiamo visti già da un po'. Il primo incontro, vi ricordate, abbiamo parlato di Sant'Antonio Abate, proprio il decano, diciamo, dei padri della Chiesa, l'eremita. Poi nel secondo incontro abbiamo parlato di Evagrio Pontico, poi abbiamo parlato del grande Sant'Agostino. Oggi parleremo di un altro grande padre della Chiesa, che si chiama San Giovanni Crisostomo. Sì, bocca d'oro, perché Crisostomo in greco, voi sapete che vuol dire proprio bocca d'oro, sì. Allora, come al solito vi dirò solo due parole sulla vita di San Giovanni Crisostomo e poi andremo proprio a parlare del suo pensiero, che ci aiuta tantissimo, no, su questo tema. Allora, San Giovanni Crisostomo, vabbè, a me piace tantissimo, mi piacciono tutti, perché fino adesso ne ho letto uno più bello dell'altro, questi santi. È nato ad Antiochia, quindi Antiochia è una città che sta al confine tra, tanto per intenderci, la Turchia e la Siria, no? Nato nel 349, ovviamente dopo Cristo, non 1300, sempre 349, quindi i primi cristiani, le prime comunità cristiane. Ha fatto molti studi, era un grande studioso, appassionato, e appassionato tanto del Signore, che tentò almeno all'inizio di fare una vita eremitica, no? Quindi salì su un monte, voleva anche lui fare l'eremita e quindi di dedicarsi completamente all'ascesi, però per ragioni di salute dovette abbandonare questa via del monachesimo e poi prese la via proprio sacerdotale, quindi diventò diacono nel 381 e nel 386 divenne sacerdote e restò per 12 anni sempre ad Antiochia a predicare. La predicazione per lui era importantissima, cioè il fatto che si chiamasse come soprannome Bocca d'Oro, perché faceva delle prediche meravigliose, meravigliose. Si dice che stava per ore a parlare, la gente stava lì ad ascoltarlo, felice, no? Perché è chiaro che quando, come fa Padre Ciro, se Padre Ciro facesse una predica di 5 ore noi staremmo tutti qui a ascoltarlo, perché chi ha la predicazione è una cosa, è un dono del Signore e aiuta veramente l'anima delle persone. Difatti San Giovanni Crisostomo è anche il patrono dei predicatori. E dopo 12 anni di vita sacerdotale, proprio perché veramente era molto apprezzato, diventò patriarca di Costantinopoli. Patriarca è una figura importante, il patriarca di Costantinopoli. Ancora non c'era la divisione tra ortodossi tra ortodossi e cattolici, ancora non c'era, però già c'era il patriarca di Costantinopoli e lui aveva ottimi rapporti col Papa, quindi era molto in linea con l'idea cattolica. Fu fortemente voluto dall'imperatore, però sfuggì un po' di mano, perché San Giovanni Crisostomo aveva questa caratteristica: era una persona molto semplice, umile, ma anche molto vicina al popolo, amava molto le persone e dedicò tutti i suoi averi a costruire ospedali, ad aiutare i poveri. E quando arrivò ad un certo livello, no, come patriarca, combatté lo sfarzo del clero all'epoca e anche dei nobili, quindi cominciò a diventare per i nobili una figura molto scomoda, molto scomoda. E
E praticamente cominciò ad attirarsi delle inimicizie, al punto che la nuova imperatrice, l'imperatrice Eudossia in particolare, e diciamo in combutta anche con alcuni prelati, come per esempio il patriarca di Alessandria d'Egitto, che si chiamava Teofilo, cominciarono a combatterlo e, ve la faccio breve, lo calunniarono, lo accusarono, lo deposero da patriarca e lo esiliarono, lo mandarono in esilio in terre sempre più lontane e morì andando, viaggiando verso il Ponto nel 407. Quindi ebbe una vita, era amatissimo dal popolo, lui si batteva per il popolo. Quando il re aumentò le tasse, lui fece di tutto per aiutare questi i poveri che non ce la facevano a pagarle, e il sovrano cercò, cioè consentì a venire incontro al popolo, quindi il popolo lo amava, però ovviamente ebbe delle persecuzioni proprio nell'interno, proprio anche dai suoi stessi persone, che confratelli, insomma. E, allora, anche se però il Papa gli stette molto vicino, nel senso che comunque era una figura un po' controversa. San Giovanni Crisostomo, perché abbiamo preso San Giovanni Crisostomo parlando di questo tema, Dio ti salva? Per due ragioni. La prima è perché San Giovanni Crisostomo ci ha lasciato tantissimi scritti sulle sue omelie, le sue catechesi. Lui faceva delle bellissime omelie e catechesi. Io sto continuando a comprare i libri, Camilla, lo sai, io ho già comprato il libro già per la prossima. ve lo consiglio, cercateli questi libri dei padri della Chiesa, perché sono uno più bello dell'altro. Allora, perché omelie e catechesi? Perché soprattutto San Giovanni Crisostomo era un innamorato della Sacra Scrittura. Era innamorato della Sacra Scrittura, quindi lui, quando doveva raccontare qualcosa della Sacra Scrittura, faceva delle esposizioni, delle immagini, la spiegava veramente bene alle persone. Ricordatevi che all'epoca era molto importante il coinvolgimento delle persone, perché ovviamente erano le prime comunità, quindi stavano scoprendo, no? Non è che come noi magari ci abbiamo avuto una catechesi fin da bambini, lì si battezzavano da adulti, no? E quindi era molto importante presentare la parola di Dio in maniera forte. A questo punto vi ho detto, perché è così importante San Giovanni Crisostomo su questo tema, Dio ti salva? Perché la Bibbia è il libro dove c'è scritto la storia della nostra salvezza. La Bibbia è il libro dove c'è la storia di salvezza di Camilla, dove c'è la storia di salvezza di Piera, dove c'è la storia di salvezza di Cecil, la mia, quella di Gianna. Adesso dico tutti i nomi vostri. Allora, il concetto è, c'è la storia della nostra salvezza, pagina per pagina. E avere un padre della Chiesa che ci aiuta a leggere la parola di Dio per capire quanto noi possiamo trovare scritta la storia della nostra salvezza è importantissimo, è fondamentale. Allora, cominciamo a vedere qual è la prima tappa della storia della nostra salvezza. Allora, io vi dico, l'omelia 2 sulla Genesi, ovviamente la Genesi è il primo libro, e quindi la prima tappa della salvezza parte dalla Genesi. Allora, in particolare, San Giovanni Crisostomo sottolinea questa prima frase, che piace tanto anche al Padre Cito. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. In una delle omelie che disse Padre Ciro qualche tempo fa, disse: la Bibbia è importantissima tutta, però noi ci potremmo fermare pure a sto versetto,
perché è un versetto talmente ricco, talmente importante, che se noi riuscissimo a comprendere bene il senso profondo di questo versetto, ci avremmo già, diciamo, spiegato gran parte della Bibbia. San Giovanni Crisostomo dice questo: proviamo a focalizzare la nostra attenzione sul verbo. Dice: il termine facciamo appare solo nella creazione dell'uomo. È vero, perché nella creazione del cielo, della terra, del firmamento, no? Dio fece la luce, fece il... non facciamo. Perché ha usato il termine facciamo solo con l'uomo? E l'ha spiegato San Giovanni Crisostomo. Dice: il termine facciamo appare solo per l'uomo ed è l'espressione di consiglio, deliberazione e comunicazione di Dio verso l'unica creatura con pari dignità. Grande sta cosa, Dice: l'uomo è il grande e meraviglioso essere vivente per amore del quale esiste il cielo, la terra, il mare, il firmamento e tutto il resto della creazione. Mamma mia, grande sta cosa. Tutto è stato fatto per l'uomo. Tutto quello che ci circonda è stato fatto per Camilla. Pure per Pier. Cioè, tutto quello che ci circonda è stato fatto per amore nostro, per amore mio. Cioè, Dio, Gesù che sta qui, ha fatto tutto per me. Mi ha costruito tutto l'universo intorno. E dice: è per il desiderio della salvezza dell'uomo che Dio ha deciso di non risparmiare per amore di lui il suo figlio unigenito, l'amato Gesù Cristo, che è morto e risorto e siede alla destra del Padre. Allora, attenzione, io voglio portare alla vostra mente un concetto che l'ho detto anche un po' l'altra volta, forse un po' più difficile degli altri, però è importantissimo. Ricordiamoci che Dio è fuori dal tempo. Essendo fuori dal tempo, Dio, la creazione, sapete che qualcuno ha anche stimato che la creazione dovrebbe essere tipo 150.000 anni fa, vabbè, ma adesso al di là di quando è stata la creazione, il momento della creazione, il momento della nascita di Gesù o il momento che stiamo vivendo adesso, Dio li conosce tutti. Non è che conosceva uno o non ne conosceva un altro. Quindi nel momento stesso in cui ha creato l'essere umano, sapeva già perfettamente che quell'essere sarebbe caduto e sapeva già perfettamente che per salvarlo avrebbe dovuto incarnarsi Gesù figlio unigenito e avrebbe dovuto morire per me, per salvarmi. Lo sapeva già mentre stava plasmando Adamo, lo sapeva. Questo è molto importante, è molto importante. E veniamo alla seconda tappa, quindi la prima tappa, creazione del mondo. Seconda tappa. La seconda tappa l'ho presa dalla terza catechesi di San Giovanni Crisostomo, che parla, il titolo della catechesi è La forza del sangue di Cristo. Dice, leggendo l'Esodo, libro dell'Esodo 12, capitolo 12, c'è scritto, dice Mosè: immolate un agnello di un anno e col suo sangue segnate le porte. Ve lo ricordate quando è stato detto questo nell'Esodo?
quando doveva essere dato un segno, forse l'ultima piaga, no? La decima piaga, al faraone, cioè il faraone che non voleva far uscire il popolo, e il Signore dice: devo mandare l'ultima piaga, il flagello della, diciamo, dei primogeniti, no? Il sacrificio del primogenito della popolazione. Ma per risparmiare, per salvare i primogeniti del popolo di Israele, le persone avrebbero dovuto prendere un agnello giovane di un anno, quindi un agnello puro, sacrificarlo e con il sangue coprire gli stipiti. Ora, dice San Giovanni Crisostomo: ma quando mai un uomo usa il termine ragionevole? Un uomo ragionevole fa un'operazione così insignificante? Cioè, ma io perché devo prendere sta cosa, mettere sto sangue? Cioè, se io uso la mia logica, faccio una cosa illogica. Prendere un sangue e metterlo sulla porta, che senso ha? No? L'uomo ragionevole non capisce quanto è importante quello. Però ritorniamo alla logica di Dio, che è una logica fuori dal tempo, perché è il segno del sacrificio del sangue di Gesù, agnello immolato, perché il Signore è fuori dal tempo e dà il segno forte all'essere umano dicendo: io non solo quando l'ho creato l'uomo, ma in ogni tappa io ti ricordo che per salvarti serve Gesù. E quel sangue messo sulla porta che ti salva la vita spirituale è il sangue di Gesù. Quindi, dice San Giovanni Crisostomo, perché da allora quel sangue è l'immagine del sangue del Signore. E oggi, molto più di allora, il nemico passerà senza nuocere. Mamma mia, che forza! Cioè, il sangue di Gesù ci serve oggi, perché il nemico passa anche oggi. E il sangue di Gesù, quando vede il sangue di Gesù, passa e non ci attacca e non ci può fare del male. Quante volte, Padre Ciro, invochiamo il sangue di Gesù? Quanto è importante, fratelli e sorelle. Passerà senza nuocere, perché vedrà il sangue della nuova realtà, vivo e splendente, sulle labbra dei fedeli. Acqua e sangue sono uscite dal costato di Gesù e rappresentano la nascita della Chiesa. La nascita della Chiesa. Attenzione, questo è molto importante. Sapete, qualche volta noi ci inganniamo. Pensiamo la Chiesa sia nata quando Gesù è andato da Pietro: adesso Pietro, su questa pietra fonderò la mia Chiesa. Sì, è importante, quello è un messaggio apostolico, no? No, ha definito la missione apostolica di Pietro. Ma la Chiesa non è nata in quel momento. La Chiesa, sapete quando è nata? Quando il centurione ha lanciato la lancia nel costato di Gesù, dove è uscita acqua e sangue. Acqua e sangue, che cos'è? L'acqua è il nostro battesimo, il sangue è la nostra Eucaristia. In quel momento è nata la Chiesa a cui facciamo parte. Quindi il battesimo e l'Eucaristia. Così dice, così come Dio mosse la mano per far nascere dal costato di Adamo, far nascere Eva, così la lancia dal costato di Gesù fa nascere la Chiesa. E guardate, c'è un parallelismo, adesso non entro nel dettaglio, ma è bellissima questa parte di San Giovanni Crisostomo, che dice: per questo la Chiesa è la sposa di Cristo.
La Chiesa è la sposa di Cristo. Così come Eva era la sposa di Adamo, nata dalla sua costola, così la Chiesa è sposa di Gesù, nata dalla sua costola, cioè dal sangue e acqua che sono usciti dalla ferita al costato. Bellissimo. Allora, prima tappa abbiamo detto la Genesi, seconda tappa l'Esodo, la terza tappa, non ne facciamo tante, la terza e ultima, è la tappa decisiva, quella finale. E per la tappa finale della nostra storia di salvezza la leggiamo un piccolissimo brano di Luca, che dice, Luca 1, 26, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria Santissima. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come quello. E l'angelo le disse: attenzione, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Dice, vabbè, dove sta la salvezza? Gesù. Gesù, sapete che significa? Yeshua. Yeshua. Che significa? Significa Dio salva. Oh. Cioè, l'angelo Gabriele entra e a Maria dice: piena di grazia, arriva lo Spirito Santo dentro di te, fa nascere un figlio, lo chiamerai Gesù, che vuol dire Dio salva. È lì il compimento di tutta la scrittura, il compimento di tutta la storia della nostra salvezza. Sta lì, sta lì. Questo è molto importante, perché è Gesù stesso che l'ha detto, non è che ce lo siamo inventato. Gesù stesso, quando ha letto, no, la parola, il rotolo della Bibbia, ha detto: queste parole si sono compiute oggi. Gesù è il compimento della scrittura, quindi della storia della nostra salvezza. Ma noi cosa facciamo quando incontriamo Gesù? Cosa facciamo? Noi incontriamo Gesù, noi lo incontriamo quando veniamo in chiesa, lo incontriamo, dovremmo incontrarlo anche guardando i fratelli, no? Lo dicevamo l'altra volta, se vediamo un povero che ci tende la mano, lì dovremmo vedere gli occhi di Gesù, le mani di Gesù. Gesù ci viene sempre incontro. Ma noi come reagiamo quando incontriamo Gesù? Ce lo dice San Giovanni Crisostomo all'Omelia 19. Nell'Omelia 19 dice questo. Allora, ci ricorda una cosa, un episodio. L'episodio di quando Andrea, chi era Andrea, il fratello di Gesù, di Pietro, ricordate? Uno degli apostoli. Quando Andrea incontrò Gesù, è uno dei primi a incontrare Gesù, no? Cosa successe? Andrea incontrò Gesù e restò un po' di tempo con lui, gli insegnò delle cose che non sono state poi scritte nella Bibbia, e poi fece questo: non tenne chiuso un tesoro così grande e si affrettò a correre da suo fratello Pietro per comunicargli la ricchezza che aveva ricevuto, e disse a Pietro, Andrea disse a Pietro: abbiamo trovato il Messia. Allora, sicuramente, e poi fece anche un'altra cosa. Una volta che diede la notizia al fratello, lo condusse da Gesù. Allora, due cose. La prima è che quando noi incontriamo Gesù dobbiamo entrare in una gioia, in una felicità unica. Se noi incontriamo Gesù,
dobbiamo essere in quella gioia che animava Andrea, che diceva: oh, ho incontrato Gesù, ho incontrato il Messia, l'ho incontrato. Certo. Che bello. Sapete quando persone che non sono cristiane ci incontrano e ci vedono tristi, buttati là, nella vita, mamma vita, cioè, mi va tutto male, e comincio. Ho detto: mamma mia. Ma che cambiamo religione? Mamma mia. Invece noi dovremmo stare nella gioia perché abbiamo Gesù. E attenzione, è importante. E poi un'altra cosa è, sapete, Andrea non si riteneva in grado di spiegare la sua gioia. E allora che ha fatto? Ha preso la persona e ha portato da Gesù. Teoricamente dovremmo fare anche noi. Diciamo: oh, come sei gioioso, che è successo? Aspetta, non te lo spiego io, perché io non ho le parole per spiegarti la mia gioia, non ce l'ho, lo sbaglierei comunque, però ti porto da quello che la dà la gioia, ti porto da Gesù, ti porto in chiesa. Così dovremmo far noi. Allora, in che momento ci arriva la salvezza? Per capire in che momento ci arriva la salvezza, un altro episodio, citiamo un altro episodio, che è l'incontro di Gesù con Zaccheo. Ve lo ricordate Zaccheo? Zaccheo, tanto per intenderci, chi era? Era un peccatore, un pubblicano, un truffatore, insomma, no, non era una brava persona. E non è che c'aveva tante aspettative, però aveva sentito parlare di Gesù. E allora era più che altro incuriosito. Zaccheo era incuriosito, e che fa? Sapeva che doveva arrivare Gesù, però siccome Gesù era già diventato famoso e c'era un sacco di gente, non riusciva neanche a vederlo, lui era piccolino. Allora che fa? Sale su un albero, no? Un sicomoro, e si mette lì a guardare se veniva Gesù. Dico: ma sai, magari passa, mi dice qualcosa. Gesù passa, lo chiama per nome e gli dice questo. Allora, oggi la salvezza entra nella tua casa, perché il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare chi era perduto. Mamma mia. È grande sta cosa, eh? È grande sta cosa. Perché anche se io mi avvicino al Signore per curiosità, anche se sono dubbioso, eccetera, se io lo riesco ad ascoltare, Gesù mi dice: guarda, vengo da te, non te devi scomodare tanto te, a venire. Vengo io a casa tua, dentro il tuo cuore, vengo io e vengo a salvarti, perché lo so che hai bisogno, tutti noi ci abbiamo bisogno. E lui viene. La cosa, c'era un sacerdote, non so se Camilla se lo ricorda, che parlando di questo episodio qui ci disse, dice: sapete che cosa mi ha colpito a me di questo episodio? Che non ci dice cosa succede dopo. Cioè, mentre in altri episodi ci dice: no, poi il Signore entrò, poi andò, poi se ne uscì, andò da un'altra parte, questo rimane in sospeso. Dice: vengo a casa tua, ok, poi cambia argomento. Perché il Signore è ancora a casa di Zaccheo, ancora sta lì, ancora a casa tua, è ancora dentro di te. Allora, detto questo, quindi il momento qual è? Il momento per essere salvati è oggi, è in questo momento, è quando noi incontriamo Gesù che vuole venire subito. Non ha detto: domani vengo da te, tra una settimana quando mi libero dagli appuntamenti vengo a casa tua e ti salvo. No, adesso vengo a casa tua e ti salvo, adesso, ora, in questo momento. Ma allora, se Dio ci salva,
se il Signore vuole venire subito, oggi, in questo momento a salvarci, ma se siamo poi salvati, Dio ti salva, perché è importante pregare? E qui prendiamo la terza omelia di San Giovanni Crisostomo, che dice: quando invochi il Signore nel tuo intimo, non sei ascoltato così quando lo fai insieme ai tuoi fratelli in chiesa, perché c'è qualcosa in più, c'è la concordia degli spiriti e delle voci, c'è il vincolo dell'amore che si unisce alla preghiera del sacerdote. E lui ricorda quello che dice San Paolo, dice: colui che ci salvò e ci salva ancora oggi da una tremenda morte, la morte spirituale, speriamo che ancora ci salvi, ma se anche voi collaborerete con la preghiera a nostro favore, affinché un gran numero di persone ringrazino Dio per noi a causa della grazia concessaci. Quindi la preghiera di intercessione favorisce la salvezza. Ricordate quante volte Padre Ciro ha detto: ci sono dei monasteri con delle suore di clausura che pregano. Quanto è importante per la salvezza delle anime. Il mondo vi dice, sapete che vi dice il mondo? Gente che non fa niente, gente inutile. No, no, noi siamo gente inutile. Quindi la preghiera è importantissima. E l'insegnamento della preghiera è fondamentale. Io vorrei concludere, poi quando concluderò questo incontro, facendo insieme una preghiera, perché la preghiera è il momento della nostra relazione col Signore. Ricordiamoci, la preghiera non è una formula magica, non è una cosa, un debito spirituale. La preghiera è la nostra relazione d'amore con il Signore. Quante volte noi abbiamo una relazione d'amore, no? Con una persona, io ho mia moglie qua vicino. È chiaro, quanto ci piace sentirci dire: sai, io ti amo, io ti voglio bene, ma non col cuore, non con solo che le parole. A noi ci piace. E anche al Signore piace entrare in una relazione d'amore con noi. Quindi la preghiera è importantissima. E l'altra domanda: ma la salvezza, Dio ci salva, ci preserva dalle tribolazioni? No. No, no, perciò. E qui veniamo all'omelia 14 di San Giovanni Crisostomo, che ci parla di San Paolo, seconda lettera ai Corinzi, e dice: vi ho già detto poco fa che siete nel nostro cuore per morire insieme e vivere insieme. Quindi è un segno dell'espressione massima dell'amore di San Paolo per la comunità. Era una comunità che gli aveva fatte di tutti i colori, quindi non è che si trovava benissimo, lui li correggeva, loro facevano come gli pareva, quindi non era un idillio, no? Però, dice San Paolo, sono pieno di consolazione, pervaso di gioia, ma non avete rimosso la causa del dispiacere che mi avete dato, ma mi avete colmato di una gioia più grande, più abbondante, ovvero accogliere nei vostri cuori la salvezza di Dio. Quanto è bello! Cioè, noi, le tribolazioni fanno parte della nostra vita, non ci spianano la vita, non è che... Però la cosa bella è che se noi ci sentiamo salvati e se agiamo con i nostri fratelli per la salvezza non solo nostra ma anche delle persone che ci stanno vicino, noi entriamo nella gioia, nella gioia anche di vivere quelle tribolazioni, anche di vivere quelle sofferenze, anche di vivere quella persecuzione, quella calunnia, quella maldicenza. Quante volte siamo colpiti da queste cose, però il Signore continua a darci la gioia nel cuore, non solo la pace nel cuore, la gioia, parla San Paolo.
noi siamo salvati? Ecco, questa è una domanda difficile. Siamo salvati per la nostra fede o per le nostre opere? Per la fede. Questa è una domanda importante, perché in effetti il Vangelo è pieno di episodi che ci dimostrano che la salvezza ci arriva dalla fede e non dalle opere. Ne parla Gesù in vari incontri, no? Con la Maddalena, nel caso della figlia di Gairo che era morta, soprattutto nel cieco nato. Cioè, in tante situazioni di guarigione o di liberazione, il Signore dice: la tua fede ti ha salvato. Più volte, in più occasioni, la tua fede ti ha salvato. Quindi, in effetti, la salvezza è un dono, non è una ricompensa. Non è che io ottengo la salvezza perché ho fatto qualcosa di particolarmente eclatante. Però è chiaro che la cosa che noi dobbiamo essere consapevoli è che se noi entriamo nella salvezza e accettiamo il Signore come Re, Signore della nostra vita, la nostra vita cambia e le opere saranno frutto di quella conversione. Arriveranno le opere, ma discendono dalla fede. Non possiamo confonderle, perché se noi vediamo solo le opere potremo trovare delle persone, grandi benefattori, che magari hanno fatto tante cose sbagliate e probabilmente la loro anima non se la so salvata, anche se hanno staccato un assegno da $1 milioni da qualche parte. Ma se l'hanno fatto a scapito di tanta gente che magari hanno fatto soffrire o a tante altre cose sbagliate, probabilmente l'hanno fatto anche per una sorta di vanità o per interesse di qualche altra situazione. Quindi è molto importante avere questa idea, che la fede è fondamentale per la salvezza. Ma noi dobbiamo però, allora, se ci salviamo per la nostra fede, non dobbiamo fare niente per salvarci. E invece no, dobbiamo fare qualcosa. Qualcosa dobbiamo fare. E quello che dobbiamo fare ce lo dice San Paolo. Ce lo dice San Paolo nella lettera ai Romani 10:9, e dice: se confesserai con la bocca che Gesù è il Signore e crederai con tutto il tuo cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvo. Allora dice: guarda, che ce l'ho, lo dico. Non è così facile, non è così facile, fratelli e sorelle. Tutto discende da questi due atti: confessare con la bocca che Gesù è il nostro Signore, che vuol dire dare testimonianza. Dare testimonianza non è un sottinteso, dare testimonianza e non in mezzo ai fratelli dove tutti la pensiamo allo stesso modo. In ogni momento della nostra vita dovremmo fare questo. E vi dico che non è così facile. Ve lo dice una persona che io lavoro, diciamo, in un mondo dell'informatica, tra virgolette, dove Dio non se ne parla, Dio non esiste, è un concetto astratto. Quante volte, quando ho cominciato a sentire la conversione, ho cominciato a parlare del Signore anche in un contesto lavorativo dove la gente rimane scuola. Cosa? Vai in chiesa. Cosa? Dove vai? Oddio, un alieno, no? Ecco, perché io, sapete, lo facevo. No, io andavo in chiesa, ma non lo dicevo mai. Me lo tenevo per... No, meglio... Poi magari... No, testimoniare è molto importante. E poi dice nel cuore: se tu col cuore crederai che Dio ha risuscitato Gesù dai morti. Ora, perché è così difficile credere col cuore che Dio è risuscitato dai morti? In effetti è difficile
per tutti, eh? Non è difficile solo per noi credere col cuore aperto che Gesù è risuscitato. E l'esempio che della Sacra Scrittura che lo cita, perché è così difficile, è l'esempio di quando Gesù, una volta risorto, era già apparso ai discepoli e loro stavano già andando a continuare ad andare a pescare, perché ovviamente diceva, vabbè, io tanto l'ho visto risorto, sta bene, vabbè. Erano tornati a pescare. Mentre stavano pescando, sul lato, sulla riva del lago di Tiberiade, vedono una figura di uomo, ma non capiscono e non riconoscono che era Gesù. Ora, una persona che sta per 3 anni di vita pubblica a insegnare ai discepoli tutta una serie di cose, c'era pure Pietro, no? Gli insegna tutto, gli racconta tutto, gli fa vedere i miracoli, muore, risorge, compare, poi lo vedono dalla parte del lago, no, la vedono, cioè, e non lo riconoscono. Perché? E qui c'è l'interpretazione che ci dà San Giovanni Crisostomo, che vale pure per noi oggi, quando è che, e l'aveva detto anche Gesù, voi mi seguite perché avete bisogno che io vi guarisca, voi mi seguite perché avete visto che io ho moltiplicato il pane e vi ho dato da mangiare. Ma in quel momento lì, quando appare sulla riva del lago, non è che ci aveva da guarire qualcuno, cioè il concetto di fondo è: il nostro rapporto col Signore non deve essere solo un rapporto di io ti prego perché ho bisogno, perché mi devi guarire, perché mi devi fare la grazia, perché mi devi... perché è il momento in cui cerco il Signore per ottenere qualcosa. E allora dice sì, lì mi hai riconosciuto perché ti servivo. Tu mi devi riconoscere sempre, in ogni istante della tua vita mi devi riconoscere. Questo vuol dire credere col cuore che Gesù è risorto. Perché se io credo col cuore che Gesù è risorto, non ho più paura della morte. Morte, dov'è il tuo pungiglione? Attenzione, questo è fondamentale. Quante volte sentiamo dire cose apocalittiche? Ah, adesso c'è la guerra mondiale, è qui, oddio, così. Sì, ma quante volte noi entriamo nel panico su certe cose non pensando che questa vita, prima o poi, noi la dobbiamo lasciare. Che la vita vera, quella importante, è quella che faremo eterna a fianco al Signore, se noi ci crediamo. Questa è la vera salvezza. Vincere la morte, credere col cuore che Gesù è risorto, vuol dire che noi risorgeremo con Lui. Questo vuol dire, che vuol dire che Gesù è vivo, che è qui in mezzo a noi, che ci sta guardando, guarda la nostra miseria e dice: io sto qui, sono qui con voi per darvi coraggio nelle tribolazioni, anche davanti a un lutto, anche davanti a una situazione critica. Io sto qui con voi. Quando ha detto nel Vangelo: io sarò con voi fino alla fine del mondo, voleva dire questo. È con noi, non dobbiamo aver paura di niente e dobbiamo mai perdere la gioia di sentirci salvati dal Signore, qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa accada. Agire come cuore aperto. Cosa vuol dire avere un cuore aperto? Ce lo dice San Giovanni Crisostomo nella Omelia 13. Dice: l'esempio più fulgido del concetto di cuore aperto, di conversione, è stata quella di San Paolo. Allora, prima di tutto, perché si parla di conversione, no? Perché se io credo che Gesù è risorto col cuore, mi sto convertendo. Allora, sapete che significa conversione, la vera conversione? Noi siamo convertiti, secondo voi? Allora, conversione, la parola conversione a me ha sempre affascinato, non vuol dire trovare la strada giusta, no? Perché dice, cioè, la strada sbagliata va a sinistra, la strada giusta va a destra, devo andare sulla strada giusta.
Conversione vuol dire tornare indietro, ritornare. Come tornare indietro? Tornare indietro. Perché noi nella conversione torniamo indietro a Dio che ci ha creato. Dio ci ha creato. Noi siamo entrati nel mondo, con la conversione noi torniamo al Padre. E quindi quanto è importante la conversione, e l'esempio della conversione eclatante è stata quella di San Paolo. Dice: così come il calore dilata il metallo, la carità, cioè l'amore, dilata il cuore. Vi ho detto che San Giovanni Crisostomo usava molte immagini, no, per far capire quanto è importante l'amore di Dio. È una virtù ardente e impetuosa. Apri la bocca e dilata il cuore, diceva, no? Cioè, quindi professa che Dio è il tuo Signore, quindi apri la bocca e dilata il cuore, apri il cuore, perché il Signore ha bisogno di spazio per lavorare dentro di noi. Ha bisogno di spazio, devo dilatare il cuore per far entrare il Signore. Se non c'entra, e come si fa? Con l'amore. L'amore per i fratelli, l'amore disinteressato, vi ricordate, ne abbiamo parlato l'altra volta, l'agape. Cioè che l'amore disinteressato, l'amore quello spirituale, ci fa dilatare il cuore. E vale per tutti, dice, abbracciava con amore tanto profondo tutti i fratelli che nessuno si sentiva escluso o messo da parte, credenti e non credenti. La nostra bocca si è aperta, il nostro cuore si è dilatato. Bellissimo. Quindi nella conversione del cuore, come ci cambia la vita quando abbiamo la vera conversione del cuore? Ce lo dice San Giovanni Crisostomo all'Omelia 2, diceva: nella conversione di San Paolo, San Paolo ha espresso nelle sue lettere il senso profondo di come cambiò la sua vita. Dice: godere dell'amore di Cristo era il culmine delle sue aspirazioni, e godendo di questo tesoro si sentiva sempre più felice, sia nelle tribolazioni che nelle gioie. Era sempre più felice. Sentirsi nell'amore di Cristo, sentirsi innamorato, relazione di amore con Cristo, gli faceva passare ogni cosa. E diceva: preferiva essere l'ultimo degli ultimi, un condannato, nella tribolazione, però con l'amore di Cristo, piuttosto che trovarsi tra i grandi e i potenti del mondo, ma privo di questo tesoro. Guardate, questo è veramente importante. Se entriamo in questa logica, cominciamo a pensare che quelle persone che magari il mondo ci fa invidiare, no? Oddio, quello è miliardario, oh, quanto mi piacerebbe, no? Sai che faccio? Ma faccia la schedina, no? Che adesso no, le schedine non ci stanno, che c'è? Gratte via, gratto, così magari divento pure io qualche mio, oppure super enalotto, no? Quelle inganni terribili, no? Faccio le cose, metti i numeri, no? Indovino, divento. Ma quanto persone miliardarie possono veramente felici? Ma io qualche dubbio ce l'ho. Allora, cosa ci salva? Abbiamo detto, ci salva la nostra fede. Cosa alimenta la nostra fede? Allora, ci sono due cose che alimentano la nostra fede, importanti. Una l'abbiamo già detto, è l'amore. Fa dilatare il cuore e permette al Signore di entrare. Ma c'è un altro elemento che aiuta molto la nostra fede, che è la volontà. La volontà. Spesso Padre Ciro lo dice che la volontà è una di quelle cose importantissime, perché è legata alla nostra libertà. Quindi la volontà è qualcosa che noi dobbiamo agire, manovrare, per cercare di indirizzare correttamente verso le virtù e non verso i vizi. Ma lo strumento essenziale della salvezza ce l'abbiamo qui con noi.
ed è al centro di questa assemblea, ed è Gesù. Gesù è lo strumento essenziale della nostra salvezza. Ci si salva attraverso Gesù. Non si può arrivare al Padre senza Gesù. Ce l'ha detto, c'è scritto. È così. Quindi Gesù si è fatto semplice, povero, umile, ma Lui è il nostro Re. Lui è il nostro tutto. Lui si è fatto piccolo per avvicinarci alla nostra piccolezza. Lui si è fatto vero uomo, ma è vero Dio. Quindi è Lui che ci dà la salvezza, non dimentichiamocelo mai. È Lui che ci dà la salvezza. Cosa possiamo fare noi? Possiamo riconoscere che è Dio che ci salva attraverso Gesù. Dio ci salva attraverso Gesù, non per i nostri meriti. Ricordo, questo è fondamentale. Altrimenti, se noi pensiamo io mi salvo perché sono bravo, perché dico tante orazioni, perché faccio del bene, entro facilmente nell'orgoglio, nella vanagloria, è qualcosa che mi inganna. Tutto è vanità, no? C'era scritto nel Coelet. Quindi riconoscere che è Dio che salva attraverso Gesù. Comprendere fino in fondo che noi non ci salviamo come vogliamo noi, ma come vuole Lui. Quando diciamo sia fatta la tua volontà, non lo diciamo così a parole, perché noi abbiamo un'idea di salvezza, ma non ce la dobbiamo costruire, dobbiamo arrenderci al Signore. È Lui che sa qual è la nostra strada, quello che dobbiamo fare, come lo dobbiamo fare, qual è la nostra missione, lo sa Lui. Noi dobbiamo arrenderci, chiederci: Signore, cosa vuoi da me? Non dobbiamo imporre la nostra volontà, perché è sbagliata, sicuro. Accogliere quindi la signoria di Gesù. È Lui che agisce, che può cambiare veramente nel profondo la nostra vita. E quando noi riconosciamo, lo riconosciamo Re, lo riconosciamo Signore della nostra vita, possiamo dire solo una frase, che è quella che disse Tommaso: mio Signore, mio Dio. Non abbiamo altre cose da dire al Signore. Mio Signore, mio Dio, sei Tu, agisci Tu, fai Tu. E quindi è molto importante pensare che la salvezza ci arriva da Dio, ma nessuno si salva da solo, con i propri meriti e con le proprie forze. Abbiamo bisogno di due cose per salvarci. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio e dell'aiuto dei fratelli. Noi abbiamo bisogno dell'aiuto dei fratelli, della Chiesa. E ognuno quindi può partecipare, anzi direi dovrebbe partecipare, al disegno di salvezza di Dio per ognuno. E per capire come fare uso le parole di un Papa, Benedetto XVI, che, se ve lo trovate su internet, fece un commento agli scritti proprio di San Giovanni Crisostomo dicendo questo: nella vita della Chiesa i fedeli laici con il loro battesimo assumono l'ufficio sacerdotale, regale e missionario. Attenzione, Benedetto XVI. Pure te, fedele laico, il battesimo fa re, sacerdote e profeta. È carismatico Benedetto XVI. Scaturisce da qui il dovere fondamentale della missione, perché ciascuno in qualche misura è responsabile della salvezza degli altri. Ve lo ripeto sto concetto, perché questo mi ha messo i brividi quando l'ho letto. Scaturisce da qui il dovere fondamentale della missione, perché ciascuno
in qualche misura è responsabile della salvezza degli altri. Questo è il principio della nostra vita sociale. Non interessarci solo a noi stessi. Il tutto si svolge tra due poli: la grande chiesa con i ministri e i ministeri e la piccola chiesa, ovvero la famiglia, gli amici, la comunità, le persone che noi incontriamo tutti i giorni, in reciproco e costante rapporto. Io quando ho letto sta cosa di Benedetto XVI ho detto: questo veramente è un grande Papa, è stato un grande Papa. Allora, io vorrei chiudere questo incontro di oggi, dove abbiamo parlato di Dio che ci salva, facendo una cosa con voi insieme, cioè fare una preghiera insieme. Questa preghiera che vorrei fare insieme a voi è una preghiera importante, perché è una preghiera che ci unisce al Signore, è una preghiera che faremo a Dio Padre. Però vorrei che ognuno la facesse singolarmente, parlasse singolarmente al Padre. Noi attraverso Gesù abbiamo avuto l'adozione a figli, figli adottivi. E quindi ognuno di noi può parlare al Padre come si parla a un papà. Questo termine Abba, no? Abba è la parola affettuosa, come papino, no? Per la dolcezza, per l'amore che il Signore ci dà. E allora proviamo a fare questo, proviamo a dirla insieme questa preghiera, alzandoci. E no, io dico una frase e poi la ripetete. Se volete potete anche, ecco, vi chiedo molto silenzio, molta attenzione, come un rapporto intimo tra voi e il Padre, di dirla col cuore aperto, di dirla se volete anche con gli occhi chiusi per non farvi distrarre da quello che vi succede intorno, proprio in un rapporto cuore a cuore col Signore. Quindi ripetete con me: Padre, so di aver peccato contro di te. So di aver peccato contro di te. Ti prego, perdonami e purificami. Ti prego, perdonami e purificami. Prometto di confidare. Prometto di confidare. In tuo figlio Gesù. In tuo figlio Gesù. Presente nella Santissima Eucaristia. Presente nella Santissima Eucaristia. Io credo che Gesù è morto per me. È morto per me. Prendendo su di sé il mio peccato. Prendendo su di sé il mio peccato. È salito sulla croce per me. È salito sulla croce. Io credo nel profondo del cuore. Io credo nel profondo del cuore. Che Gesù è risorto dai morti. Che Gesù è risorto dai morti. E Gesù è vivo. E Gesù è vivo. E oggi. E oggi. Volontariamente. Volontariamente. Mi arrendo a Gesù. Mi arrendo a Gesù. Affido a Gesù tutta la mia vita. Affido a Gesù tutta la mia vita. Grazie Padre. Grazie Padre. Per avermi donato il tuo perdono. Per avermi donato il tuo perdono. E la vita eterna. E la vita eterna. Padre. Padre. Ti prego, aiutami. Ti prego, aiutami. Aiutami a vivere in te. Aiutami a vivere in te.
nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie Gesù. Grazie Signore.